ieri con lo zooprofilattico di Padova allora... e, con i colleghi, e con i colleghi Veneti. E allora bene, vi abbiamo messo bene in ma... contatto, ma tanto vi sareste messi lo stesso anche senza di noi, perché invece poi ha sentito i complimenti che le ha fatto prima il professor Galli, che lei comunque ha gestito bene la situazione sanitaria, ma c'è invece il professor Crisanti che in questi giorni, anzi voleva addirittura lasciare il Comitato Tecnico Scientifico del Veneto, ma adesso ci ha ripensato perché dice che poi è stato sommerso dall'affetto delle persone che gli hanno chiesto di restare al suo posto, e, e però ha detto che l'aumento dei casi di coronavirus è legato soprattutto al fatto che lei non si affida più a lui, ma si sta affidando invece ad altri virologi che sostengono che il virus è clinicamente morto. Come replica diciamo, a, queste, a queste dichiarazioni? Ma le, le replico da amante dei cavalli, le dico che i puro sangue sgroppano, i brocchi no. I puro sangue? Non vuole che le dica. Io ho dei puro sangue, che sono gli scienziati che, eh. che sono attorno a me, compreso, il professor crisanti, è inevitabile che ogni tanto qualche sgroppata la tirino. Però l'importante è l'obiettivo, no? Cioè, a me spetta questo ruolo di direttore d'orchestra e cercare di mettere in fila un po' tutte le idee. Se poi lei, insomma, ne, ne, ne è giusta testimone, c'è il dibattito nella comunità scientifica, è il sale della, della scienza ed è giusto che sia così. Allora, andiamo dal presidente invece della, della Regione Puglia. Sì, è il sale della scienza, però certe volte dobbiamo dire, professor Galli, che questi dibattiti magari insomma, sarebbe meglio un po' contenerli. Che dice lei? Perché poi aumentano sì. diciamo, la confusione di, di tutti noi, in qualche modo. Che non sì, ha perfettamente da... ragione. Il eh. punto è che eh, ci sono posizioni che non possono essere lasciate passare perché sono magari in perfetta buona fede, ma alla fin dei conti basate su opinioni e non su dati consolidati e oggettivamente pericolose. Quando tu affermi che il virus si era abbonito in un momento come questo, e giustifichi magari la rabbia di chi è stato rovinato dalla, dalla chiusura e dalla imposizione di un sacco di regole difficili da mantenere per poter mantenere un esercizio commerciale, da una parte, e dall'altra la nonchalance magari di una componente, soprattutto magari giovane della popolazione, che si ritiene autorizzata a fare la qualunque. Eh, I fatti di queste ultime 3-4 settimane hanno dimostrato il contrario, continuiamo ad avere focolaio focolai in giro, con fortunatamente la capacità di riconoscerli subito e di bloccarli, ma se vogliamo soltanto vedere cosa sta succedendo adesso a Barcellona, signori miei, vogliamo richiudere un'altra volta, questa è la domanda? O vogliamo trovare la maniera di convivere con questa cosa cercando di non soffocare anche né l'economia né la vita della gente e nei limiti del possibile anche la voglia dei giovani e meno giovani di vivere una vita che non sia una roba triste e confinata però purtroppo lui c'è, è lì e se dici che non c'è o che insomma è un pochino azzoppato non fai un piacere a nessuno perché poi in realtà poi le sorprese te le trovi lo stesso Sono e terribili. i problemi Certo. Allora, sentiamo invece il presidente della, de, Michele Emiliano. Buonasera, presidente. Però volevo chiederle un'altra cosa. Eh, oggi, eh, stanotte, insomma è stato raggiunto questo accordo eh, con l'Europa, il Recovery Fund. L'Italia avrà 209 miliardi, di cui comunque sempre 82 saranno.